insieme a me, muovendo abissi di perché. Sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma. Soli siamo noi in questa notte, quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri, e poi chissà. Ciao, benvenuti nel mio studio, sono Jean-Philippe e prima di tutto vorrei ringraziare Bruno Mancini, che è presidente dell'associazione DIRA, per l'articolo che è uscito sul Dispari. Ecco, questo è il mio quadro. Vederlo bene, questo è il mio quadro, tra l'altro è qua alle mie spalle. Voglio ringraziare Bruno e vorrei ringraziare anche Maria Pia Ciaghi, che è direttrice della casa editrice Il Sextante. Sapete, è il presidente dell'associazione DIRA di Ischia e vorrei ringraziarlo perché questa mia opera, che si trova qui alle mie spalle, verrà inserita nella sarà la copertina di Arte Altrove, che sarà un'antologica di pittori, poesie, e sarà presentata quest'anno a novembre al Book City a Milano. Ok, adesso parliamo un attimino di quest'opera che avete qua alle mie spalle. Allora, Allora, l'opera di Raffaello, e quest'anno è la sua morte, il suo 500° anno della sua morte, ho voluto omaggiare la sua morte dedicandogli quest'opera, che è il titolo del Parnaso. Quest'opera si trova nelle Stanze Vaticane, e precisamente nella sala della segnatura. Nella sala della segnatura, se avete la possibilità di andarci, troverete anche il famoso dipinto, il famoso affresco, sempre di Raffaello, che è praticamente la scuola di Atene. Allorché cosa succede? Che l'affresco, il Parnaso, che si trova nella stessa stanza, è messo un po' in disparte, perché la gente è attratta sicuramente dalla scuola di Atene. Vabbè, comunque spieghiamo un attimino questo quadro qua. Qui c'è Apollo, che Apollo suona la sua lira, strumento del Rinascimento del 1500, e dal suo strumento escono delle dolci melodie. E queste dolci melodie, librandosi nell'aria, incantano le muse,
il loro spirito e anche i sensi. È un Apollo nella mitologia greca viene riconosciuto come anche un incantatore, veniva anche invitato nelle feste degli dei nella mitologia greca. Vabbè, comunque a parte questo, però nella mia rivisitazione, che potete vedere questo quadro qua è 120x315, è un trittico, ho realizzato questo trittico sul polistirene estroso, un materiale che si trova abbastanza in commercio tranquillamente, scavando, creando altre forme, ho mantenuto una linea abbastanza figurativa, inserendo i miei colori, giustamente, anche dei piccoli collage, carta, delle stoffe, insomma, mi sono divertito. Poi qui abbiamo i sommi poeti, Dante che parla con Virgilio, sapete la loro storia, la Divina Commedia, Omero che guarda verso l'alto, e sapete che Omero era cieco, che guarda verso l'alto, però è presente nell'opera, proprio è quasi davanti a tutti. Raffaello ha voluto rappresentarlo così. E poi ci sono tutte queste muse. Però nella mia opera, contestualizzata ai giorni nostri, Apollo si traveste e, se potete notare, ho inserito anche una maschera. E si trasforma anche lui di un incantatore. È un incantatore anche lui, Apollo. Però dalla sua musica non esce più quella dolce melodia che Raffaello rappresentò. Ma nel 2020 da questo strumento escono algoritmi, e questi algoritmi, come voi ben sapete, trascinano le masse e le trascinano alla mercificazione. Però fortunatamente le nostre muse riescono a proteggere le arti e la loro bellezza. Voglio ringraziare ancora Bruno Mancini, e l'articolo che è uscito sul questo giornale, Il Dispari, per la sua pubblicazione. E sarà la copertina dell'antologica Arte Altrove. Grazie a tutti.
credevo. Ho scandagliato a un tratto, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava. L'altra il bischero, i sensi atrofizzati, indormivigli e indotte, l'ombrico e la mela. Per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore. Il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro è il mischero. La mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, e scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite. E solo. Scriverò di te innocente, giovane papà. Deserto nel cuore del deserto.
tutta la mia vita mai vissuta, credevo. Ho scandagliato in fratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia, la tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del bischero. I sensi atrofizzati, indormibili indotte, l'ombrico nella vela, per scrivere poesie. Credevo. Ho carezzato muschi, verdone di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona. La mente assente, dalla pelle respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti salvati dai mille traslochi di vita, la mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza, mi scopro loro in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E solo. Infine via al brivido più lungo